Buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Sono veramente lieta, in nome del magnifico rettore Elio Franzini, di dare il benvenuto appunto e di aprire questa seconda parte della nostra giornata di Ateneo dedicata appunto alla giornata della memoria. La seconda parte è una parte che si concentra appunto sulla musica. E adesso dirà appunto qualche parola il presidente Claudio Toscani, ma appunto abbiamo un primo punto su una riflessione sulla musica perseguitata a cura di Silvia Del Zoppo e Cesare Fertonani dell'Università degli Studi di Milano e alle 20:30 un concerto appunto con musiche di Finzi e Messiaen. Io sono molto felice e volevo trasmettervi semplicemente questo qualcosa che abbiamo appunto condiviso con il rettore fin dall'inizio appunto del rettorato di Elio Franzini, cioè il nostro Ateneo è un Ateneo che fa molto dal punto di vista scientifico, dal punto di vista proprio del lavoro con gli studenti su queste tematiche e lavorava molto anche prima che ci fossimo noi. Però abbiamo pensato che un evento di Ateneo, normalmente appunto cerchiamo di organizzare un evento scientifico la mattina del 27, è la prima volta che riusciamo appunto a incrociare l'orchestra dell'Università Statale. Questo secondo me è un successo dopo 4 anni, proprio per testimoniare ancora di più la presenza dell'Ateneo in questo momento, un momento in cui in tutta Italia e non solo, ovviamente non si contano le celebrazioni, ma proprio perché non deve essere un momento celebrativo, ma deve essere un momento che serva anche a noi oggi, è particolarmente importante che in un'università, insieme appunto alla popolazione universitaria composta di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, si unisca e cerchi appunto di collegare riflessioni su quello che è stato rispetto appunto a quello che oggi siamo e dove appunto e che cosa ci possiamo insomma ancora e dobbiamo trarre dall'insegnamento della storia. Quindi il filo rosso che collega queste iniziative è molto forte e la musica, per tutta una serie di motivi che meglio di me il presidente Toscani vi dirà, è un punto importante per capire che cos'è stata la Shoah, per riflettere sulla storia, ma anche per parlarci oggi. Quindi grazie, io sono veramente lieta che l'orchestra, che ci siamo incrociati appunto con l'orchestra di Unimi e spero che sia la prima di una serie appunto di tappe che percorreremo insieme. Grazie. Grazie al prorettore D'Amico. Sono molto felice di questa manifestazione, do il benvenuto a tutti i convenuti, anche da parte, porto i saluti da parte del Rettore e delle autorità accademiche per questa occasione che è particolare non solo perché conclude una manifestazione importante come il convegno che ha avuto luogo questa mattina, ma anche perché è una concreta testimonianza dell'impegno civico che l'Ateneo di Milano profonde nelle iniziative culturali e artistiche promosse. Il concerto è inserito nella stagione dell'orchestra sinfonica, dell'orchestra dell'Università degli Studi di Milano, la cui stagione penso un po' tutti conosciamo, e è preceduto da una conversazione, da un intervento di due colleghi che sono specialisti della materia, i professori Silvia Del Zoppo e Cesare Fertonani, che hanno dedicato una parte consistente dei loro studi alla musica concentrazionaria, a ciò che è accaduto in quegli anni tragici tra i musicisti e non solo. Il programma è un programma scelto con oculatezza perché ci permetterà di conoscere due composizioni, una molto nota, una direi praticamente sconosciuta, di due musicisti ebrei, in particolare Aldo Finzi, che ebbe la carriera troncata, una carriera molto promettente, dalle leggi razziali e dalle circostanze insomma che ne accompagnarono la vita. Di Aldo Finzi verrà eseguita la sonata per violino e pianoforte,
composta nel 1920, e il Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen, che è un musicista internato che, come accadeva a volte nei campi di concentramento, ebbe il permesso, fu invitato a formare una formazione strumentale e a comporre per questi strumentisti. In queste circostanze vide la luce una composizione straordinaria che oggi regolarmente fa parte del repertorio cameristico di moltissimi complessi, che è appunto il quartetto per la fine del tempo. Io non aggiungo altro e lascio spazio ai colleghi relatori, che ci parleranno non solo di queste composizioni, ma in generale del contesto particolare in cui hanno visto la luce. Buon ascolto. Ecco. Grazie. Allora, buonasera a tutti, scusate la voce che è un po' rauca, un po' giù. Sì, come diceva Claudio Toscani, il programma di stasera è costituito da due pezzi, che sono la sonata per violino e pianoforte di Aldo Finzi e il Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen. Ecco, questi due compositori hanno avuto una storia diversa, ma comunque segnata dal contatto drammatico, tragico con la guerra, con le dittature, con la Shoah. Aldo Finzi è un compositore italiano, di famiglia ebraica mantovana molto illustre. Nasce nel 1897 ed è un compositore che si afferma nei primi decenni del Novecento come una delle voci più originali del panorama musicale italiano, e fino all'introduzione delle leggi razziali nel 1938 è un compositore che non ebbe particolari problemi con il regime fascista. E nel 1937 Finzi presenta una sua opera per un concorso indetto dalla Scala, La Serenata al Vento, e solo che appunto poi arrivano le leggi razziali. Finzi è ebreo e il suo pezzo, la sua opera, che secondo quanto gli riferì poi in sede privata uno dei membri della commissione, cioè Riccardo Pickman Giagalli, la sua opera avrebbe vinto questo concorso, ma a causa delle leggi razziali il concorso poi non ebbe di fatto luogo e Finzi non ottenne il premio e la possibilità di rappresentare la sua opera alla Scala. Negli anni seguenti Finzi ebbe una storia molto drammatica, ma se volete non tragica. Muore all'inizio del 1945 a Torino, dove si era nascosto, rifugiato, però muore di fatto di morte naturale. A un certo punto, per salvare il figlio che era stato anche egli ricercato dalle SS italiane, riesce a corrompere le SS italiane e riesce ad avere salva la vita e quella del figlio, salvo però poi morire poco tempo dopo. Il caso di Olivier Messiaen è diverso, perché invece Olivier Messiaen, grande compositore francese, uno dei grandi protagonisti non soltanto della musica francese ma della musica tout court del Novecento, viene catturato, viene fatto prigioniero nel 1940 dai tedeschi, viene internato in un campo nella Slesia polacca, Görlitz, dove, come già diceva Claudio Toscani, però ha la possibilità di comporre. Incontra altri tre musicisti, un violinista, un clarinettista e un violoncellista. Messiaen in proprio era pianista e soprattutto organista, e prima scrive un breve trio che viene eseguito nel campo e poi compone il Quatuor pour la fin du temps. La prima esecuzione, come racconta lo stesso Messiaen, di questo quartetto, che poi è diventato uno dei pezzi da camera più famosi del Novecento, avviene con sgangherati strumenti di fortuna il 15 gennaio 1941 davanti a 5.000 prigionieri.
E Messiaen ricorda, e qua lo cito, così: mai ho avuto ascoltatori più attenti e comprensivi. Ecco, questo titolo, che potrebbe indurre a ritenere che appunto il Quatuor pour la fin du temps sia stato immediatamente ispirato dalla prigionia e dalla guerra, in realtà è un'opera che propone, come sempre in Messiaen, una riflessione su un tema teologico. In questo caso si tratta dell'immagine visionaria della fine del tempo suggerita dalla lettura dell'Apocalisse di San Giovanni. Ciò non toglie che però il quartetto sia stato concepito in circostanze affatto particolari, e il lavoro è probabilmente l'esempio più illustre di quella che oggi viene definita musica concentrazionaria, o anche con un termine tedesco, Lagermusik, cioè tutta quella musica che è stata composta, eseguita, ascoltata, fruita in condizioni estreme di prigionia, di costrizione, di privazione della libertà. È un concetto simile, anche se non identico naturalmente, a quello di musica perseguitata. Ecco, naturalmente oggi viene in mente soprattutto la musica che veniva fatta nei campi di prigionia, di transito e di concentramento e anche di sterminio. È un fenomeno che è stato studiato soprattutto in relazione ai campi aperti dal Terzo Reich, dall'Italia, dalla Francia di Vichy e del Giappone, ma ci sono studi anche importanti sulle attività di musica concentrazionaria nei campi, per esempio, aperti dai russi, dall'Unione Sovietica e anche dagli alleati in Europa, in Africa, in Asia e in Oceania. Ecco, negli ultimi decenni l'interesse per la Lagermusik ha conosciuto un notevole sviluppo di studi, aprendosi a una ampia pluralità di prospettive, di interconnessioni disciplinari. È chiaro che si tratta di una musica che il cui ambito trascende gli aspetti puramente storico-musicali e implica tutta una serie di elementi documentari, politici, ideologici, sociologici, antropologici. E ci sono dei libri fondamentali, per esempio quello di Guido Fackler del 2000, Des Lager Stimme, oppure quello di Shirley Gilbert, Music in the Holocaust, Confronting Life in the Nazi Ghettos and Campos. Poi sono stati pubblicati molti libri sul campo di Theresien, di Theresienstadt in Boemia, le cui attività musicali sono state descritte per esempio nel libro di Joža Karas, Musica Theresien, che è stato pubblicato anche in italiano dal Nuovo Melangolo nel 2011. E nel campo di Theresien finirono alcuni compositori, oltre che direttori d'orchestra, musicisti di grandissimo rilievo, per esempio Victor Ullmann, Pavel Haas, Hans Krause, Gidon Klein. Sono poi stati pubblicati molti altri libri in questi ultimi 20 anni di grandissimo interesse. Ne cito solo qualcuno se siete interessati. Per esempio il libro di Jacques Strumsa, violinista ad Auschwitz, pubblicato da Morcelliana nel 2020, dove Strumsa, che è un ebreo di Salonicco, racconta come la sua perizia nel suonare il violino sia stata la causa della sua salvezza, una delle cause, la principale in virtù della quale Strumsa riuscì a sopravvivere al campo di sterminio. Oppure c'è un altro libro interessantissimo, che è quello di James Grimes, intitolato Violins of Hope, i violini dell'Olocausto, pubblicato nel 2014, questo purtroppo non è stato tradotto in italiano, che si occupa di questo progetto molto interessante
sviluppato in Israele, dove gli strumenti dell'Olocausto vengono restaurati, vengono conservati e se ne studia la storia. In questo libro di Grimes ci sono veramente delle storie assolutamente incredibili di violinisti e dei loro strumenti, alcuni dei quali sono anche strumenti di grandissimo valore, sono strumenti di liuteria settecentesca, ci sono degli Amati, degli Stradivari, dei Guadagnini, altri invece sono strumenti meno nobili, ma che hanno comunque una storia incredibile e che spesso i loro possessori si sono portati dietro durante peregrinazioni e viaggi assolutamente incredibili. E poi c'è un altro volume molto recente, che è quello di Francesco Lotoro, pubblicato da Feltrinelli, un canto salverà il mondo, 1933-1953, la musica sopravvissuta alla deportazione, appunto pubblicato da Feltrinelli. E Lotoro in questo libro in qualche modo sintetizza la sua attività trentennale dedicata appunto alla Lagermusik, allo studio della Lagermusik, e dedicata all'acquisizione, all'archiviazione, allo studio e alla valorizzazione editoriale, esecutiva e anche discografica della musica concentrazionaria. E a tale scopo Lotoro nel 2014 ha fondato l'Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria. C'è poi il caso italiano, con alcuni episodi particolarmente interessanti. Ecco, nel 2019 è stato pubblicato il volume di Raffaele De Luca, Tradotti agli estremi confini, musicisti ebrei internati nell'Italia fascista. E successivamente uno dei volumi più interessanti, forse mi viene da dire in assoluto il più interessante su questo tema, è stato pubblicato da Silvia Del Zoppo nel 2021, giusto? Ed è un libro in inglese pubblicato da Peter Lang, che si occupa di un caso di studio molto preciso, che è quello del campo di concentramento, giusto? Sì, anche qui la questione dibattuta. La questione dibattuta comunque del campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, in Calabria, dove sono stati detenuti, raccolti moltissimi musicisti che erano stati prelevati, correggimi poi se sbaglio, se dico delle fesserie, dalle zone di occupazione italiana, soprattutto Jugoslavia, Grecia, eccetera. E che è un caso veramente molto singolare e molto interessante, perché delle attività musicali a Ferramonti, che sono estremamente articolate, così come accadeva anche in altri campi, sono pervenute tutta una serie di musiche, di documenti, e quindi Ferramonti costituisce un caso molto interessante di studio. Ecco, Ferramonti non era un campo di sterminio, fortunatamente, ma si tratta pur sempre di musica appunto scritta, ascoltata, prodotta e fruita in condizioni di estrema sofferenza e di privazione della libertà. Ecco, io vorrei a questo punto passare la parola a Silvia Del Zoppo, che magari ci può parlare un po' di questo suo libro e delle attività a Ferramonti. Allora, ti ringrazio Cesare dell'introduzione, e non so se il libro è interessantissimo, in realtà è stata una grande soddisfazione per me per poter approfondire questo tema, che in realtà avevo intersecato durante il mio percorso di studi già da studentessa per la prima volta al Deutsches Historisches Institut di Roma una decina di anni fa, e ho avuto poi appunto la possibilità di approfondire lo studio di questo specifico campo, che in effetti, e soprattutto delle sue attività culturali e musicali, campo che in effetti, come tu già anticipavi, rappresenta effettivamente un caso unico e anche esemplare, direi, del fenomeno dell'internamento in Italia. Unico ed esemplare perché tutti noi, penso, conosciamo soprattutto i campi
che sorsero nell'Italia settentrionale, soprattutto dopo l'armistizio del settembre 43. Quindi ad esempio il campo di Fossoli, il campo di Bolzano Grise, il campo le riserve di San Sabba, eccetera. Mentre molto meno noto è il fenomeno concentrazionario o di internamento che precede questa fase, ossia quel, diciamo, arcipelago di campi, di piccoli luoghi di reclusione che vennero ad essere realizzati nell'Italia centro-meridionale nel periodo, diciamo, che immediatamente precedente all'entrata in guerra dell'Italia, quindi in maggio, giugno, primi giorni di giugno del 40 fino appunto al 43. E appunto questi campi costituivano un fenomeno storico veramente molto diverso rispetto alla realtà del campo di concentramento a cui noi siamo abituati anche in virtù di certi stereotipi, diciamo. Molto diversi in quanto innanzitutto erano numericamente molto piccoli, il numero di internati che appunto vivevano in questi campi potevano alle volte essere semplicemente di qualche centinaio. Il caso di Ferramonti è particolarmente emblematico perché invece lì nei periodi di maggior afflusso di prigionieri si raggiunsero anche delle 3.000 unità, numeri che naturalmente sono molto esigui se confrontati con quelli della persecuzione nazista, però comunque rilevanti. Inoltre, ecco, un'altra peculiarità esclusivamente italiana è il fatto che in questi campi, in Ferramonti in particolare, fossero internati principalmente ebrei stranieri, quindi pochissimi italiani. E questo perché, se è vero che le leggi razziali del 38 naturalmente colpirono tutti gli ebrei residenti in Italia nei loro diritti, tuttavia l'internamento fu una, diciamo, una misura punitiva che raggiunse gli ebrei stranieri in quanto impossibilitati a migrare, a tornare nelle loro terre d'origine. Per questo motivo, appunto, i prigionieri di Ferramonti, come già il professor Fertonani ricordava, erano principalmente stranieri, per la maggior parte tedeschi. La lingua più parlata nel campo era appunto il tedesco, e molte delle fonti appunto tuttora custodite sono in questa lingua, e altrimenti appunto una buona quota di prigionieri era di provenienza jugoslava, polacca e via dicendo. Il panorama, diciamo, sia etnico sia linguistico del campo era estremamente composito. Altro aspetto che sicuramente distingueva il campo di Ferramonti da appunto lo stereotipo di campo che abbiamo in mente è sicuramente il fatto che a Ferramonti i prigionieri non fossero non fosse un campo di sterminio, quindi la finalità non era quella di appunto eliminare, dell'eliminazione fisica di queste persone, almeno in una fase iniziale, e in secondo luogo non erano concepiti come forza lavoro, quindi non c'era nessuna coercizione, non c'era alcuna coercizione ad attività particolari. Per cui, per sintetizzare un po' le caratteristiche di questo campo, una grande quantità di persone delle più disparate provenienze si ritrovava rinchiusa all'interno di un confine molto ristretto appunto del campo, portando proprio all'interno di questa realtà elementi culturali e anche musicali estremamente eterogenei. E questo appunto questa estrema diversificazione pone anche un tema appunto identitario a livello di identità individuali che di identità collettive dei diversi gruppi che appunto in questo gruppi o comunità a seconda del livello che si vennero appunto a furono obbligati a convivere all'interno di questa realtà.
E in questo contesto quindi la musica, in particolare appunto le attività performative, si pongono come uno dei principali comportamenti, diciamo, culturali che garantiscono in un certo senso la difesa proprio dell'identità del singolo musicista, ma anche proprio di una comunità. E questo lo capiamo perché appunto, come ho avuto modo di studiare, la musica in realtà accompagnava tutti i momenti della vita sociale all'interno di questo campo, a partire innanzitutto dall'attività concertistica che era pianificata all'interno del campo e quindi fortunatamente sopravvive molta documentazione di questo, molti programmi proprio concertistici che gli internati stessi predisponevano e grazie ai quali siamo stati in grado di ricostruire appunto quali fossero anche i repertori che potevano essere eseguiti e appunto si trovano delle sorprese abbastanza curiose, nel senso che a fianco di quello che potremmo definire un repertorio classico, diciamo di musica classica, troviamo anche autori cosiddetti degenerati, quindi compositori che avanguardisti, che si collocano appunto nell'alveo della musica tonale, eccetera, che potevano essere, erano proibiti naturalmente fuori dal campo, ma potevano essere eseguiti all'interno. E, allo stesso modo, sempre nell'ottica di programmi estremamente compositi, troviamo autori che erano comunque ritenuti proibiti in quanto ebrei, per esempio Mendelssohn, Meyerbeer, ma anche affiancati a compositori che per un intento naturalmente propagandistico erano stati spacciati come campioni ariani, quindi per esempio Wagner o Beethoven. E a fianco di questo anche comunque repertorio tipicamente ebraico, yiddish e molta musica popolare, quindi canti che provenivano soprattutto dall'est europeo ed erano appunto riarrangiati a seconda naturalmente delle disponibilità, perché dobbiamo immaginare che nel campo ci fosse una certa difficoltà anche a reperire musicisti, a reperire strumenti musicali. Un pianoforte sappiamo che era stato affittato attraverso un'associazione che garantiva degli aiuti, dei sostentamenti a questi internati. E insomma il mio lavoro di ricerca ricostruisce questa attività performativa, che però non era l'unico elemento in cui la musica svolgeva l'unico aspetto dove la musica svolgeva un ruolo primario. Sicuramente un altro ambito dove ritroviamo attività musicale è quello delle celebrazioni religiose, perché non dobbiamo dimenticare che all'interno del campo convivevano diverse religioni e appunto innanzitutto quella ebraica, che era a sua volta suddivisa tra ortodossi e ebrei riformati, ma anche una minoranza cattolica e un'altra minoranza greco-ortodossa. E fenomeno forse unico a Ferramonti rispetto ad altri campi, ma anche rispetto alle realtà esterne al campo, era il fatto che un unico coro, inizialmente un coro maschile, cantasse a tutte queste celebrazioni in realtà in diverse lingue e fornisse insomma il supporto musicale per appunto diverse tipologie di celebrazioni che erano comunque aperte però a tutti gli internati indipendentemente dal loro personale culto. E un altro aspetto che può sicuramente incuriosire e caratterizzare il caso di Ferramonti è la presenza di una scuola, nel senso che a Ferramonti non erano internate solo persone adulte, era innanzitutto uno dei pochissimi campi misti dove appunto uomini e donne erano internati insieme, ma molto spesso erano internate anche intere famiglie, quindi dobbiamo immaginare bambini, adolescenti che vivevano nel campo e a cui gli internati come primario obiettivo cercarono da sempre di garantire
un'istruzione, una formazione che potesse garantire loro un futuro anche una volta finita la guerra, diciamo, perché c'era questa aspettativa. E la musica era riconosciuta tra le attività sicuramente più formative, più importanti anche all'interno della scuola, di cui sopravvivono proprio anche i programmi didattici effettivamente approfonditi per quanto riguarda la storia della musica, le nozioni di acustica e diversi aspetti, insomma, l'attività corale anche per i bambini. E, ecco, poi un altro ambito era sicuramente quello della musica di intrattenimento. Questo è un aspetto che emerge molto consistente soprattutto dopo il settembre 43, quando cioè il campo di Ferramonti viene liberato, intorno appunto al 14 settembre, e diventa automaticamente un DP camp, cioè un displaced persons camp, perché naturalmente la liberazione del campo non implicò subito la libertà effettiva dei prigionieri che molto spesso non potevano tornare nei loro luoghi d'origine, non avevano altri posti dove andare, dobbiamo immaginare appunto che le loro famiglie erano presumibilmente disperse, eccetera. E quindi molti prigionieri inizialmente restano nel campo, la comunità ebraica soprattutto del campo si mantiene e ancora per un paio d'anni, diciamo fino al dicembre 45, continua a svolgere attività culturali, attività musicali, dove appunto ritroviamo musica cabarettistica, ritroviamo Schlager, Lieder, musica appunto di intrattenimento, commedie, spettacoli e appunto una grande varietà e ecletticità proprio di appunto performance. Quindi diciamo lo scopo della mia ricerca è stato quello di approfondire il legame tra appunto questo interesse, questa estrema tensione nel realizzare appunto attività performative, soprattutto attività musicali, nell'ottica di garantire, diciamo, la difesa di un elemento identitario, proteggerlo, diciamo, ma anche rinforzarlo in vista appunto del futuro. Poi, grazie a Silvia Del Zoppo per questo suo intervento. Non so se ci sono domande, curiosità su questo tema, che è un tema appunto estremamente affascinante. Noi ne abbiamo parlato appunto in maniera così un po' a volo d'uccello, ma per esempio, non vi ho citato, ci sono almeno un paio di libri molto importanti in tedesco, per esempio sulla musica nei gulag sovietici. C'è questo libro del 2014 di Inna Klause che si chiama appunto Der Klang des Gulag, Musik und Musik in den sovietischen Zwangsarbeiterslagern, che riguarda appunto le attività nei campi di lavoro sovietici dalla metà degli anni 20 alla metà degli anni 50. Oppure c'è un altro libro piuttosto importante che fa vedere come l'eco della Lagermusik, della musica concentrazionaria, risuoni anche nell'intreccio della musica ebraica con la cultura tedesca e l'eredità dell'Olocausto. Per esempio c'è questa raccolta di saggi curata da Tina Frühauf e Lili Hirsch, Dislocated Memories, Jews, Music and Postwar German Culture del 2014. Quindi veramente è un tema straordinariamente interessante. E per esempio un caso come quello di Messiaen, no? Che magari uno può dire, beh, vabbè, è un caso unico, il grande compositore. Beh, c'è un compositore italiano piuttosto interessante che si chiama Gino Marinuzzi, che ha scritto molte, molte musiche per film, che è stato internato come militare in un campo tedesco e ha scritto questi Lagerlieder
per pianoforte a quattro mani, che sono delle trascrizioni molto interessanti di canzoni popolari che lui aveva ascoltato durante la prigionia di prigionieri di guerra di altre nazioni, eccetera. Quindi evidentemente è un fenomeno straordinariamente interessante e che ha poi tutta una serie di implicazioni, di ricadute a vastissimo raggio, e naturalmente quello che è molto interessante è il fatto che, certo, è musica, si tratta di musica, noi siamo interessati alla musica e ai valori musicali, ma è una musica che è profondamente impregnata nel vissuto, nella società, nella storia, nella cultura, nella religione. Ecco, leggendo per esempio certe pagine del libro di Silvia Del Zoppo, si resta veramente sconcertati di fronte alla ricchezza di queste attività musicali, all'articolazione proprio, e si capisce come davvero la musica sia stata alla fine una ragione di vivere, di sopravvivere, di conservare la propria identità, sia stato proprio uno strumento straordinario di sopravvivenza. Ecco, non so appunto se ci sono, se avete domande, dubbi, ci sono... sì, credo. Alma Rosé. Sì, ma le storie devo dire che sono innumerevoli, sono anche straordinariamente illustri, perché appunto, vi dicevo, leggendo questo libro di Grimes, ci sono delle storie veramente di grandi musicisti che hanno attraversato questo periodo storico così, così tragico, e molti dei quali appunto sono finiti male. C'è la storia per esempio di questo violinista, un violinista straordinario che grazie alla sua abilità riesce a ingraziarsi, come spesso succedeva peraltro, i comandanti nazisti di questo campo, ed è talmente coraggioso da entrare in contatto con la resistenza e organizzare un attentato, proprio grazie al suo accesso agli alloggiamenti degli ufficiali, eccetera. Attentato che riesce, ma poi lui ovviamente viene preso, viene scoperto e poi viene ucciso. E quindi sono veramente tantissime le storie che si possono leggere, e davvero al di là della, diciamo, della commozione, della partecipazione, sono veramente storie di un'intensità spesso incredibile. C'è un altro violinista, adesso non mi ricordo il nome, sempre in questo libro di Grimes, che era il primo violino dell'orchestra di Oslo, dell'orchestra norvegese, anche lui ebreo, che ha una serie di vicissitudini incredibili, veramente. Sì, direi anche rispetto a Ferramonti ci sono i casi di molti musicisti. Io mi sono limitata a ricostruire qualche biografia per poter avere elementi e conoscere meglio qual era il tipo di bagaglio che questi musicisti portavano nel campo. Per esempio nel libro di De Luca però queste biografie sono ulteriormente approfondite anche negli anni successivi alla guerra, e sono a mio avviso dei casi di studio veramente interessanti, emblematici.
Sì, io... ah, scusi. Sì, sì, era gestito da italiani, dal regime fascista che appunto aveva... a internare, diciamo... no, questo inizialmente no, nel senso questo vale per i campi, per esempio come Fossoli, mentre Ferramonti viene istituito proprio intorno al maggio-giugno del 1940 per contenere, diciamo, per internare una serie di elementi di individui ebrei non più autorizzati a rimanere sul suolo italiano, ma che di fatto non potevano essere espulsi, per cui il regime deve trovare una soluzione tampone. No, infatti all'inizio era un grande problema il capire quale sarebbe stato il destino di questo campo. Sì. Sì. Magari può venire qua, così la sentono tutti. Parlo alto. Secondo per te, quale potesse essere la concezione di libertà, oltre alla concezione di libertà che il lavoro assume, nel senso per capire, in questo senso, avere una certa comprensione tra i prigionieri, in certo senso, di per esempio una sorta di campo di concentrazione, e la musica, quindi qualche sorta di concezione di libertà hai sviluppato nella tua ricerca per sviluppare questa relazione tra campo di concentrazione, musicisti e... sì. Sì, allora un aspetto sicuramente importante per me è stato approfondire proprio la vita quotidiana del campo, perché credo che sia impossibile capire appunto la ragione di queste pratiche musicali, del perché erano appunto costruite in quel modo, senza rendersi conto delle circostanze in cui questi musicisti vivevano quotidianamente. E dobbiamo pensare anche che nell'arco dei 5 anni di esistenza di Ferramonti queste condizioni in realtà furono abbastanza mutevoli. Si diceva appunto nella fase iniziale era un campo le cui sorti non erano molto chiare, per esempio con lo sbarco degli alleati e appunto le fasi belliche che attraversano la penisola, il destino del campo diventa molto incerto. C'è ad esempio una fase in cui appunto si pensava poi di poter deportare questi internati altrove, e quindi lo studio sicuramente delle circostanze storiche, ma anche proprio quotidiane, anche appunto in termini di libertà individuali che erano concesse ai prigionieri, il tempo che avevano a disposizione, il tipo di vita che potevano effettivamente condurre, costituiscono degli elementi importanti per comprendere appunto questo tipo di attività musicali. Potrei fare un follow up? Sì. Credo che, non so se sono, se ti capisco, se ho capito qualcosa, ma credo che la tua concezione ha certa relazione tra le emozioni di certe persone e una sorta di sentito comune per capire che cosa potesse essere definito. No, credo che la tua ricerca non ha bisogno di una sorta di concezione astratta di libertà, ma quello che non so come dirlo in italiano, potesse essere a button up, sì, quello che succede nella vita quotidiana che in certo senso è un'interferenza tra che cosa, questo che vorrei sapere, sì, secondo te, secondo lei.
Beh, sicuramente i musicisti che erano presenti nel campo erano anche consapevoli del ruolo che la musica svolgeva rispetto alla comunità e rispetto ai singoli gruppi, quindi su questo secondo me appunto molta dell'organizzazione poi fattiva delle attività si basava. E certo, in altri ci sono anche molte testimonianze che riportano anche proprio di esperienze individuali, per esempio di giovani musicisti nel campo che erano ancora in fase di formazione, oppure musicisti che avevano appena concluso il conservatorio e si erano ritrovati praticamente avere una carriera distrutta ed essere internati per degli anni. Quindi ci sono anche testimonianze molto drammatiche a livello appunto dei singoli individui. Però convivono secondo me sempre questo doppio livello della testimonianza del singolo e poi della funzione che la musica svolgeva all'interno della comunità, diciamo. Allora, no, in realtà non erano previsti lavori forzati per queste persone, anche per questo motivo avevano a disposizione, diciamo, del tempo e delle risorse per poter organizzare in realtà non solo attività musicali, ma anche per esempio fondare una biblioteca, tempo per leggere, per anche giocare banalmente. Però appunto sì, erano fondamentalmente mantenuti come ovviamente in un regime estremamente limitato ed estremamente come dire infelice, diciamo, non possiamo, ecco, questo è anche stato un grosso fraintendimento storico negli studi su Ferramonti, il fatto di continuare a compararlo con campi appunto di altra natura e vederlo come una sorta di paradiso felice, diciamo. Questo chiaramente è un equivoco abbastanza terribile. Si tratta comunque di persone, si trattava di persone deportate a migliaia di chilometri dalle loro case, le cui vite erano state comunque distrutte, però diciamo la loro condizione era meno drammatica rispetto a quella di altri prigionieri, sì. E qui anche, esatto, parlavamo prima dell'ambiguità del termine internamento, concentramento, perché per esempio nella letteratura anglosassone il termine concentration camp tende a inglobare un po' tutte le tipologie di campi esistenti, in altre lingue, in tedesco, in italiano, tendiamo magari a distinguere il campo di concentramento come qualcosa di più, diciamo, dove vige un regime più severo, e il campo di internamento, diciamo, come un campo che limita la libertà di movimento dei prigionieri. Sì. Allora, queste sono domande molto interessanti. Allora, sicuramente c'era un grande via vai di prigionieri, nel senso che molti arrivavano, c'erano magari deportazioni appunto dell'ordine di qualche centinaio di prigionieri che arrivavano nel campo di volta in volta, ma c'erano anche prigionieri che venivano spostati in altri campi più piccoli. Parlavo prima appunto di questa sorta di arcipelago, e c'è una fittissima documentazione anche proprio che registra tutti gli spostamenti di questi prigionieri da un campo all'altro. E, allora sicuramente loro a partire, io penso dal 42, erano sicuramente consapevoli di quello che stava avvenendo anche nel resto dell'Europa, quindi erano consapevoli dell'esistenza di altri campi e con ben altri esiti, appunto. Ed è anche il motivo per cui a un certo punto loro stessi iniziano, diciamo, a temere per le loro vite, soprattutto, come dicevo, nella fase in cui diciamo nel 43 l'Italia viene liberata, però appunto le fasi belliche interessano in realtà appunto il sud e il centro della penisola inizialmente, e tutta, diciamo, la ritirata nazista comporta un grosso rischio per il campo, naturalmente. Sì, magari intanto se c'è qualche altra domanda, ecco, prima tu Silvia facevi riferimento appunto al campo, al concetto di
campo di concentramento, di internamento. Ecco, prima abbiamo accennato a Terezin, che era un campo invece di smistamento, dove però i nazisti, come credo sappiate, avevano messo su questa specie di programma che oggi ci sembra qualcosa di incredibile, cioè di comunque lasciare o addirittura favorire la creatività degli artisti che erano internati. Ecco, però questo era un campo di smistamento, tant'è che io prima vi ho fatto i nomi di questi compositori, che sono tutti compositori ebrei boemi, cioè Victor Ullmann, Pavel Haas, Hans Krása e Gideon Klein. Ecco, tutti e quattro sono passati a Terezin, hanno scritto delle cose, tra l'altro cose anche molto belle, molto importanti, cioè continuavano a scrivere la loro musica, gli era concesso comunque in queste condizioni aberranti di scrivere la loro musica. Tutti e quattro però a un certo punto vengono mandati via da Terezin, e tutti e quattro muoiono tra il 44 e il 45 tra Auschwitz ed altri campi di sterminio. Quindi questa è una differenza ovviamente sostanziale rispetto a Ferramonti, dove invece la situazione era diversa. Mi scusi, non la Cosa, sento, puoi, se si può... Puoi grazie, parlare un po' più, grazie. Perché non sentiamo. Volevo chiedere come mai i nazisti permettevano ai deportati di continuare a creare, nel senso, loro cosa ci guadagnavano? Oppure un'altra domanda che mi è venuta in mente è... Scusate. Italo Calvino, quando scrive le sue opere in un campo di concentramento, sostiene che l'arte è la cosa che gli permette di non perdere la ragione. Lui, continuando a scrivere, rimane umano. Quindi, in che modo? L'arte nelle persone deportate cambia? Nel senso, credo di sì, ma non ne sono sicura. In che modo cambia, appunto, perché i nazisti permettevano di continuare a creare, è una cosa molto umana da fare in un posto del genere, quindi grazie. Sì. Allora, sì, diciamo, io ho sintetizzato molto in realtà la storia di Ferramonti, e diciamo che esistevano diversi atteggiamenti rispetto all'attività musicale. Nel caso di Ferramonti, ad esempio, questa attività era pienamente consentita e legittimata, diciamo, anche dalla milizia fascista che era presente nel campo. Nei campi nazisti la situazione poteva essere diversa, nel senso che poteva trattarsi anche di attività musicale condotta totalmente in maniera clandestina. Quindi in altri casi poteva essere parzialmente autorizzata, in altri casi poteva addirittura essere forzata e diventare uno strumento di tortura ulteriore. Quindi anche appunto l'atteggiamento delle guardie rispetto agli internati o rispetto ai prigionieri appunto era variabile in realtà. E sicuramente credo che il fatto appunto di praticare musica, di scrivere musica all'interno di un campo naturalmente cambi radicalmente la posizione appunto del musicista che si accinge appunto a scrivere, magari sapendo che, oppure volendo anche che quella musica non travalichi i confini del campo stesso, come nel caso di Ullmann. Quindi sì, penso che la posizione sia radicalmente diversa rispetto a un musicista libero, e torniamo al tema della libertà. Beh, credo di poter dire, insomma, forse è una banalità, ma una delle, forse la caratteristica principale dell'attività creativa, dell'arte, è che è un atto di libertà, no? È un atto incondizionato, gratuito. E qua invece siamo di fronte all'esatto opposto, cioè qualcosa che viene invece costretto forzatamente
ristretto all'interno di una serie di costrizioni che non sono soltanto ovviamente gli strumenti sgangherati che Messiaen trova nel campo, ma e che lo portano a scrivere in un certo modo piuttosto che in un altro, ma ovviamente la costrizione di tipo mentale e tutto ciò che ovviamente di psicologico questo si porta dietro. È per questo che la musica concentrazionaria può essere vista solo fino a un certo punto, come, cioè può essere valutata, considerata sotto un aspetto, così per capirci, diciamo, solamente storico-estetico. E ci sono ovviamente tutta una serie di condizioni, di elementi che vanno tenuti in grande considerazione e che appunto riguardano anche, come dire, gli argomenti stessi, i soggetti stessi, no? Quando Sonnenfeld scrive appunto questo Ferramonti leader, no? Che sono questo ciclo di leader, magari se ne vuoi parlare un attimo. Sì, ecco, anche il materiale appunto che veniva in qualche modo recuperato dal bagaglio di questi musicisti veniva poi riadattato e molto spesso anche parodiato, parafrasato, come nel caso appunto dei leader che stava citando il professor Fertonani. Sono dei leader composti in realtà da Hermann Leopoldi, quindi nella Vienna dei primi del Novecento, leader appunto musica di intrattenimento, li definirei, che vengono completamente parodiati all'interno del campo e noi possediamo ancora i testi, quindi sono per esempio cambiati i nomi dei personaggi, si allude ad altri prigionieri, si allude a situazioni specifiche che occorrevano appunto all'interno del campo stesso. Quindi sì, appunto c'è anche questo fenomeno della rivisitazione e anche questo senso di ironia che a volte può sembrare strano, insolito per un campo di concentramento, ma è un altro elemento che sicuramente contraddistingue la leaderistica, insieme anche poi a tutto il tema, per esempio, delle proteste, delle critiche, eccetera. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, direi di... Aspetta, forse c'è il signore. La posizione di Alma Rosé è stata evocata prima, perché la posizione di Alma Rosé è proprio diversa dalle altre, privilegiata, se vogliamo. Lei non componeva, però le hanno consentito di suonare. Non solo di suonare, ma di creare una sua orchestra che preparava con grande rigore, tra l'altro. Quindi è stata un'esperienza molto particolare. E se non ricordo male, lei proprio operava a Terezin, perché doveva essere il campo modello da mostrare agli osservatori stranieri. Certo. Un'ultima cosa. Messiaen si dice, non si dice Messiaen. Messiaen. La metà degli italiani dicono Messiaen. Va bene, allora vi ringrazio e possiamo chiudere qua. E buon concerto. Buon concerto.